Ma questa è stata una seduta fondamentale per il futuro del Comune di Imperia. La delibera sul riequilibrio finanziario del Comune, è una delibera sicuramente che comporta misure in qualche modo dolorose o comunque che incideranno, il meno possibile, noi speriamo, sui nostri concittadini, ma è una delibera assolutamente necessitata. La situazione del Comune di Imperia finanziaria è molto seria, molto molto seria, più volte rimarcata dalla Corte dei Conti e dalla Ragioneria dello Stato. Credo si debba dar merito a questa amministrazione, al sindaco Scajola, di aver affrontato il tema razionalizzando le spese, migliorando i servizi e cercando di incidere il meno possibile sui nostri concittadini. Sicuramente, si è fatto il meglio che si poteva fare, il Comune di Imperia di qui può ripartire con un bilancio in ordine e poter fare degli investimenti per le somme molto importanti che ha già ottenuto dallo Stato, dalla Regione e dai vari ministeri. L'altro tema importante che abbiamo affrontato è la discussione sul porta a porta, una discussione richiesta dalla minoranza, io credo anche opportuna in qualche misura, perché il tema è all'ordine del giorno sui nostri giornali, sui media. È stato un avvio difficoltoso, come è normale che sia. Adesso venivo da una riunione in provincia dove il sindaco di Sanremo e il sindaco di Taggia mi dicevano che quello che stiamo vivendo noi l'hanno vissuto loro all'inizio dell'avvio del porta a porta, è una rivoluzione anche culturale di abitudini e quindi è fisiologico che all'inizio ci siano dei problemi. Io credo che già ci si veda un qualche miglioramento, io confido che di qui a qualche settimana a regime possa andare, se non a regime, almeno ad avere un livello accettabile di efficienza, per avere finalmente una città più pulita.